Buonasera a tutti, io sono Martina e questo è Top 10 Nerd e nel video di oggi vi mostrerò i pop che ho comprato durante l'inverno, perché se prima li facevo mensilmente adesso ne compro un po' di meno, cioè sono tanti quelli che vi mostrerò, ma perché sono gli acquisti di 3 mesi, ma siccome comunque ne compro di meno ho deciso di farli per stagione. Ho la scrivania intasata di roba e non vedo l'ora di mostrarveli, insomma, per liberare tutto. E iniziamo da tutto ciò che non è propriamente pop, sempre prodotti della Funko, ma non proprio pop. E la prima che vi mostro è questa bellissima Rock Candy Willow da Buffy l'ammazza vampiri. Non vedo l'ora di prendere anche quella di Buffy. Poi ho preso il keychain dell'undicesimo dottore, che in realtà avevo già, però l'avevo realmente usato come portachiavi e mi si era completamente rovinato e quindi l'ho ricomprato e ovviamente questa volta non lo uso. E infine, di prodotti non propriamente pop, ho questa box di tre Pocket Pop di Adventure Time. Abbiamo Jake, Finn e Bimo. E l'ho trovata in una box, in una My Geek Box, se non ricordo male. E adesso passiamo invece ai pop e vi mostro per primi i regali che ho avuto. Allora, il mio amico Thomas mi ha regalato questo pop di George Weasley. Avevo già Fred e quindi ha pensato bene di non lasciarlo da solo. In realtà l'ho avuto per il compleanno, che è a novembre, però mi è arrivato solo a dicembre, quindi non ve l'ho mostrato nel vecchio video. La mia amica Simona mi ha regalato invece per Natale il pop di Jessica Jones, che mi mancava ed era una vergogna perché io adoro Jessica Jones. Adesso è uscita anche la seconda stagione, ho intenzione di parlarvene in un video. La mia amica Alessia invece mi ha regalato la nuova versione di Ron. E invece, la mia, comunque questo sempre per Natale, e la mia amica Erika mi ha invece regalato il pop di Hermione, sempre dalla nuova wave di Harry Potter. E quindi adesso passiamo invece agli acquisti miei, insomma, non mancano anche le chicchette, ma quelle alla fine. Allora, sono quasi tutti a tema Doctor Who. Il primo che vi mostro è il TARDIS che tengo fuori dalla scatola, eccolo qui, quanto è bello. Era davvero una vergogna che non l'avessi ancora. E l'altro pop che sto tenendo fuori dalla scatola per cose di spazio, alcuni li tengo fuori, altri no, è quello di Mary Poppins. Ora, passiamo invece a tutti gli altri. Allora, mi sono presa da Doctor Who, sempre il War Doctor, che mi mancava, era l'unico dottore che mi mancava, e questo l'avete già visto se avete visto il mio video acquisti del Taranto Comics. Ad ogni modo è quello di Jack Harkness. Poi gli altri, qua c'è tipo una colonna altissima di pop, oh mio dio. Questo è un pop un po' particolare e vediamo che l'esclusiva di GameStop è Chase di Joker versione 8-bit. L'ho trovato in una di quelle box di GameStop, non sapevo fosse a tema Joker 8-bit. E non mi piace molto, però è un pezzo abbastanza unico. E qui c'è scritto Chase, però non vedo perché dovrebbe essere una Chase, siccome il pop è identico all'artwork. Però vabbè, ce lo teniamo comunque, almeno per ora, poi in futuro si vedrà. Poi, sempre da Doctor Who, mi sono presa la versione regular, standard, diciamo, dell'undicesimo dottore, perché per un sacco di tempo non si trovava. Poi l'ho trovata tipo super in sconto, cioè un mio amico l'ha trovata e mi ha subito avvisato e l'ho presa subito. Quindi eccola qui. E adesso si trova tuttora a prezzi normali su Amazon, per cui vi invito ad approfittarne finché sarà così. Poi, c'è questo pop di Sally da Nightmare Before Christmas, che come vedete è un'esclusiva di MP, cioè ha fatto un pre-rilascio MP fondamentalmente. Mi sono resa conto di avere due versioni di Sally, ma neanche un Jack, e devo rimediare assolutamente. Poi, sempre da Doctor Who, ho recuperato anche il pop di Sarah Jane, e adesso di Companion mi manca solo River, ed è recentemente uscita Amy per l'Emerald City Comic Con, ma pian piano ci arriviamo, penso. Non l'ho comprata da Topic Amy perché siccome non è una companion che mi piace moltissimo, non volevo spendere tanti soldi, per cui aspetto che arrivi in Italia oppure la prenderò tipo da Amazon UK, dove si prendono pop abbastanza rari a un prezzo abbastanza onesto.
adesso viene un po' particolare che vi direte: ma perché l'hai preso? E me lo chiedo anch'io, però era troppo bello, ragazzi. Il nuovissimo pop della regina Elisabetta, e la cosa bella è che c'è il suo bellissimo corgi. Starete pensando che sono pazza, forse lo sono, ma io adoro questo pop e adoro questo piccolo corgi. Adesso veniamo alle ultime due chicchette. E questa è, come vedete, la versione del decimo dottore con la tuta spaziale ed è di New York Comic Con di non so quanti anni fa. Sono finalmente riuscita a recuperarla, è uno dei pop che vale di più in assoluto. L'ho recuperata, adesso su Amazon si trova tipo a 100 euro. L'ho pagata un bel po', ma non così tanto, e sono contentissima di averla recuperata. Adesso di 10 mi mancano solo la versione con gli occhiali 3D e quella con la mano. Voglio recuperare tutte le versioni del decimo dottore perché è il mio preferito e quindi sono sulla buona strada. E l'ultimo che vi mostro, l'ultima chicchetta, è questa vecchia versione di Willow da Buffy l'Ammazzavampiri, ossia Wishverse Willow, che è il pop che ho che vale di più, ma non l'ho pagato quanto vale perché, come vedete, la scatola ha un piccolo difetto. Ossia che i capelli di Willow sono leggermente lilla e quelli di Willow ovviamente sono rossi. Questo perché è stato per anni in una vetrina di un negozio, come mi ha detto chi me l'ha venduto, e quindi ha perso i colori caldi, insomma, però sono comunque davvero troppo, troppo contenta. Infatti nell'artwork di lato possiamo vedere che ha normalmente i capelli rossi. Quindi questi erano i pop che ho preso durante quest'inverno. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, fatemi sapere voi quali pop avete preso quest'inverno e noi ci vediamo alla prossima.